Danilo Rappetti, sindaco di Acquiterme, freschissima nomina naturalmente. Allora, niente di meglio che festeggiare con l'Acqui Wine Days. Battutaccia, Acqui tra terme, acqua e vino, oggi sceglie il vino naturalmente. Ma come vive la città questo evento? Diciamo che in queste giornate di Acqui Wine Days la città si veste di blacchetto. Quindi è come se dai negozi ai bar, ai ristoranti dove vengono offerti cocktail e aperitivi al bracchetto, e poi le vetrine appunto sono addobbate con insomma, pezzi di uva, pezzi di foto, qualcosa che ricorda il nostro straordinario vitigno di OCG, una delle DOCG più importanti del Piemonte. È un vino aromatico squisito che naturalmente si può venire a gustare ad Acqui in primis in questi giorni e poi si può gustare sempre nelle proprie case. Diciamo che sono due cose un po' diverse. Si diceva tra l'acqua e il vino, si diceva qualche anno fa che ad Acqui l'acqua è salute e il vino allegria, ed è ancora oggi diciamo una frase che possiamo ripetere a noi stessi e agli altri, perché passeggiando per le strade di Acqui si può toccare la bollente e sentirla bella calda con i suoi 75 gradi e poi rinfrescarsi con un buon bicchiere di bracchetto. Senta sindaco, una piccola provocazione: qualcuno dice la città dovrebbe rispondere di più, i produttori, i ristoratori dovrebbero rispondere di più, lei come sente questa? Ma diciamo che come tutte le manifestazioni importanti bisogna farle crescere nel tempo, e quindi è vero che deve essere una progressiva presa di coscienza, è anche vero che c'è stata la pandemia e questo ha, speriamo di poterla considerare definitivamente archiviata fra l'altro, e questo ha indubbiamente determinato un punto di arresto rispetto a certe dinamiche sociali di inclusione e di reciproca crescita e scambio anche su questi temi. Però insistendo un po' e ogni anno proponendo qualcosa di più, qualcosa di diverso, sono certo che la città risponderà ancora meglio, ma già oggi risponde. Vale la pena venire ad Acqui in questi giorni, poi abbiamo anche le fanfare degli alpini, le 5 fanfare principali d'Italia, degli alpini, che concorrono insieme per così rendere felici e accoglienti queste giornate d'Acqui.